un'isola segreta, vengono rapiti Dave, Beck e Yuri e devono essere condannati perché hanno commesso dei reati. E allora niente, come giorno di festa la regola è che hanno la scelta di tre tipi di morte, no? Che come si dice? Impiccato? Di morire impiccati, fucilati oppure con la sedia elettrica, no? Allora niente, devono scegliere uno di questi tre. Inizia Dave allora e arriva dal tipo e il tipo gli fa... Ah, e poi c'è una regola, praticamente se questi tre condannati riuscivano a salvarsi in qualche modo con questa condanna, dovevano essere liberati perché era il giorno di festa, no? Allora praticamente inizia Dave e i tipi gli chiedono, beh, come vuoi morire allora? E dice, ma figa, non so come morire, no? Perché a parte che mi sono preso appena il Supra, no? Quindi non voglio ospite. Impiccagione no, perché soffro troppo, e essere fucilato neanche, perché metti che mi beccano male non muoio. Ma facciamo le sedie elettriche. Boh, allora lo mettono sulle sedie elettriche, tutti si preparano, tutti che gli esaltati, no? Perché c'era anche il pubblico lì che li guardava, no? C'erano tutti, gli facevano oh così. Si mette sulla sedia elettrica, tirano giù per mettere l'elettricità. Vai Dave! Esplode tutto e Dave si salva. La sedia elettrica non funziona. E dice, minchia, oh, non si è riusciti ad ammazzarlo, sto stronzo di merda, oh. Che cazzo facciamo? Niente, il giorno di festa, dobbiamo liberarlo, non possiamo lasciarlo morire. Vabbè, avanti un altro. Allora Dave va vicino a Beck e gli fa, oh Beck, la sedia elettrica non funziona. Oh, per tutto casato così, no? Già stava facendo arcate, stacchi. Niente, gli chiedono, come vuoi morire? Boh, impiccato no, a parte che non ci arrivo perché sono troppo basso. No, fucilato neanche perché, boh, magari mi fa male, non lo so, è brutto, ma li fucilati, dissanguato. La sedia elettrica. Boh, allora va lì sulla sedia elettrica, fanno uno, due, tre, boom, non funziona di nuovo. Beck, che tutti fanno così, non si salva Beck. Beck passa da Yuro e gli fa, oh Yuro, la sedia elettrica non funziona. E Yuro allora tutto casato così, no, va lì? Allora gli chiedono, beh Yuro, come vuoi morire? Sedia elettrica, fucilato o impiccato? Se la sedia elettrica non funziona, fucilato. No! No. Questa si dice proprio da Yuro. Ehi, io credo che è
Vai, siamo quasi arrivati. Immagino quella fuori dalla finestra. Oh Zema! Oh Zema! Come non vedi armi? Ha detto che era lì, no? Ha detto che era in stazione. Qualcuno chiami armi. Aspetta, sì, stazione cattolica, aspetta che te lo chiamiamo adesso, dai. Gli dico, sei in stazione, sei davanti alla stazione tu. Chiamate armi, dite lì in stazione da. Sox, io non c'ho soldi. Chiamalo col. Io manco. Al mio scarico, no. Quando devo girare? Quando devo girare? Non questa. La prossima. La prossima sicuro? Devo girare adesso, sì, sì, sì. Guarda che figata, che cazzo è là sopra? Ma perché quello ti indica la rotonda? No, perché comunque sì, questa devi farla, sì. Sì, prima c'era l'incrocio qua. Poi qua devi girare a sinistra. Subito. Non la prima? No, niente. Bravo, questa, volevo sentire un po'. Questa? Così. Sì, 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 sì. Francesca da Rimini. Gianni l'ha presa con gli suoi occhiali. Si chiama via Francesca da Rimini. Cicca che non ce la fa più. Sta scherando. Johnny che prova a leccare una patata finta. Lecco la patata.